Christophe Béraud è un amico francese. So che tu sei un pittore, ma non ti interessa mostrare questo diario fotografico e fare qualcosa con me lavorando su questa memoria? Sai che Berlino è una città che cambia sempre. Abbiamo pensato, ci siamo telefonati, scritti tra Parigi e Berlino, ci andavo e alla fine lui mi ha detto: vado a prendere tutti questi 8 anni berlinesi del mio diario fotografico, lo vado a passare in un scan, a metterlo su film, e abbiamo pensato a questa forma di un trittico con queste foto che raccontano gli anni, anche le stagioni che passano i ragazzi nella metropolitana, sai, questi temi che tornano quando lo vedi successivamente, ci sono come storie che cominciano, e io ho detto ogni giorno vado nel suo studio a Berlino, ho preso una piccola macchina per registrare e la mettevo nel medio del studio. E guardavo le fotografie. Mi venivano storie che mi sono capitate a Berlino e abbiamo intentato mettere le due cose insieme, queste storie, queste memorie mie della vita a Berlino e il suo diario fotografico, senza fare nessun montaggio, è tutto nell'ordine cronologico delle foto e nell'ordine della mia memoria. Lui ha fatto funzionare questo trittico che è un po' un omaggio alla pittura classica. Abbiamo chiesto a un terzo artista, Daniel Freitag, di improvvisare musica in questi momenti di silenzio tra le mie storie.